amiche, bentrovate al nostro nuovo tutorial. Quello che vedete qui è un mini scialle che può essere utilizzato come sciarpina perché ha delle dimensioni molto ridotte. Come potete vedere, inizia con un angolo molto aperto, quindi sviluppa molto in larghezza. A differenza degli scialli normali triangolari che praticamente tendono più che altro a salire. Io l'ho realizzato perché avevo questo filato bellissimo, murano di filatura di crosa, in quantità molto minime e quindi volendolo utilizzare ho pensato di lavorare questo mini scialle. Io avevo in casa questo filo di mohair che mi si abbinava molto bene e quindi li ho uniti per avere una consistenza un po' più calda. Ho lavorato questo scialletto tutto a legaccio e uno di quelli più facili da realizzare. Per farlo venire su morbido e arioso ho utilizzato un ferro circolare da 12 mm, quindi bello grosso, in modo che si eviti di stringere molto il filato e così fare in modo che non venga una maglia troppo tirata, troppo stretta. Lo scialletto misura 1,30 m per quanto riguarda la lunghezza totale, mentre per l'altezza si è sviluppato in 33-34 cm circa. Ecco, come vedete, i lati del nostro scialle sono tutti traforati perché abbiamo i gettati fatti continuativamente all'inizio e alla fine dei giri sia sul ferro del davanti che su quello del rovescio. Una volta finito lo scialle potete sbizzarrirvi con le decorazioni, potete aggiungere delle nappine di perline, delle nappine normali o in questo caso una frangia che ho fatto con gli ultimi rimasugli del filato murano. Utilizzerò per farvi vedere come effettuo la lavorazione questo tipo di lana dal colore un po' più maschile perché ritengo che alla fine può essere molto adatto questo tipo di lavorazione per una sciarpa da uomo, anche da uomo. Io sto lavorando con un ferro 7, a un 7 mm, quindi montiamo 3 maglie. Facciamo il primo giro a diritto. E poi partiamo con il ferro che lavoreremo per tutto lo scialle. Quindi un diritto, un gettato, un diritto, un gettato e un diritto. Ferro successivo, nella stessa maniera, un diritto, un gettato, a dritto fino al penultimo punto sul ferro, che poi sarà sempre il gettato del ferro precedente. Di nuovo un gettato e lavoriamo l'ultimo punto.
ferro successivo un diritto, un gettato, a diritto fino al penultimo punto. Terminiamo con un gettato e un diritto. In pratica io avrei terminato con la spiegazione, perché i ferri da ripetere sarà sempre questo. Quindi ogni giro lavorerete la prima maglia, poi un gettato, a diritto fino alla penultima maglia, di nuovo un gettato e una maglia a diritto per concludere. In questo modo i gettati fatti sia sul davanti che sul retro permetteranno allo scialle di allargarsi, dando vita alla nostra sciarpina triangolare. Continuate a lavorare in questo modo fino a quando non ritenete di aver raggiunto la dimensione giusta. Ora vi faccio vedere un ultimo giro, un diritto, un gettato, a diritto fino al penultimo punto, quando rimane una sola maglia sul ferro di sinistra fate il gettato e lavorate a diritto l'ultima maglia. Ecco qua. Per chiudere alla fine lo scialletto, io ho utilizzato il metodo russo, che ho già mostrato in un altro scialle. Ve lo faccio rivedere perché è una chiusura che non stringe, si lavora così. Ve lo mostro di nuovo. Si fa il primo diritto, poi si passa la maglia lavorata sul ferro di sinistra e con il ferro il ferro di destra lo inseriamo sul davanti della maglia riportata a sinistra e poi lo inseriamo al centro della maglia successiva da lavorare, in questo modo. Si estrae la maglia che rimane poi sul ferro di destra. Nuovamente la maglia lavorata si riporta sul, vedete, si forma una specie di X. Riportate la maglia lavorata sul ferro di sinistra, inserite il ferro di destra sul davanti della nostra maglia già lavorata, poi andiamo a mettere il ferro, la punta del ferro, dentro la maglia successiva. Quindi questa è la maglia, la allarghiamo un pochetto. Infiliamo in questo modo e si forma questo incrocio sui ferri. Lavoriamo al dritto passando attraverso il nostro incrocio ed estraiamo la maglia lavorata. Nuovamente passiamo la maglia sul ferro di sinistra, la riprendiamo dal davanti, poi andiamo ad inserire il ferro al centro, all'interno della maglia successiva da lavorare, e tiriamo fuori. Vedete, non stringe per niente, le maglie rimangono come sono. Una volta che avete preso la mano, potete fare anche in questo modo.
senza sfilare affatto il ferro, infilate sul ferro di sinistra passando da dietro e poi inserite il ferro di destra al centro della maglia da lavorare, in questo modo. Così. Poi forse più facile a farsi che a dirsi. Vedete il piccolo incrocio? Ferro di sinistra dietro e col ferro di destra si va all'interno della maglia da lavorare in questo modo. Proprio le passate dentro e poi estraete il filo. Ecco qua, una volta che avete chiuso tutte le maglie, vedete che non arriccia per niente, cioè le maglie che avete lavorato risultano belle larghe senza avere un minimo di raggrinzamento. Poi una volta che avete terminato, tagliate il filo, lo fermate, lo passate all'interno dell'anellino, lo chiudete e lo fermate col l'ago. Ecco qua, avete visto com'è semplice? Dovete utilizzare unicamente un ferro da lavorare fino a quando non siete soddisfatte della lunghezza raggiunta, oppure fino a quando non avete consumato la maggior parte del filo, lasciando quella a sufficienza per fare la chiusura. Il vostro scialletto sciarpina è pronto. Bene, anche questa volta vi ringrazio per avermi seguita e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao a tutti da Lilla.